Concorso Filosofando, migliore dialogo filosofico dal liceo Diaz di Ottaviano, Carmen Maria Amendola. Mamma mia, com'è pronto, meravigliaccio con questo ciclo, incredibile. Eccola, eccola, dov'è Carmen? Carmen Maria, vieni, vieni, come una scheggia, dov'è? Come una cometa, dov'è? Lenta, no, più veloce, dai, più veloce, eccola, eccola. Carmen Maria, ti stavamo aspettando, sono due ore che ti stavamo aspettando. Dai, eccoci, eccoci, che ci fa. Ma hai una compagna, hai una compagna. Allora, dunque, Carmen Maria... Vabbè, non fa niente, cioè, i problemi si possono risolvere. Allora, Carmen Maria, chi è? Chi è? Chi è? Deciso di scrivere questo... No, chi è Carmen Maria? E parla di me. La Carmen. Bene. E invece tu sei? Raffaella. Ah, Carmen e Raffaella, da San Giuseppe Vesuvio. Giusto? È vero? Ok. Ottaviano. E ha un dialogo, un titolo della vostra opera? Stella mia. Perché? Perché abbiamo deciso di... Abbiamo deciso di ispirarci a un notturno di Platone. Notturno di Platone, io pensavo che solo Chopin avesse scritto notturno, invece no. Un notturno e anche il simposio. Perché un notturno di Platone? Perché abbiamo deciso che una delle strade per trovare la felicità sia anche la ricerca dell'amore. Molto bello. Carmen Maria e Raffaella dal liceo Diaz di Ottaviano nel dialogo filosofico, penultima opera in gara qui nel Teatro Italia di Gallipoli, grazie. Buongiorno e buon San Valentino, Carmen. Cosa stai leggendo? Ti vedo così applicata su quel cellulare. Ciao Raffaella, ho appena finito di leggere una lettera che mi ha mandato Luigi. Oggi è San Valentino e avevamo deciso di scambiarci queste lettere. E la sua è bellissima. Non pensavo fosse un ragazzo così dolce. Raccontami un po' che ti ha scritto. Tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con mille occhi. Ha detto che è stata tratta da un notturno di Platone e credo che sia la cosa più romantica che abbia mai letto nella mia vita. Tu cosa pensi? Che dire, è indubbiamente un passo suggestivo, molto profondo, ma non è proprio l'ideale di legame alla quale io ambisco. Non ti capisco, spiegati. Ognuno di noi desidera un amore come quello raccontato nelle fiabe, ma la realtà è ben differente. Ci definiamo un popolo civilizzato, all'avanguardia, ma quante volte sentiamo al telegiornale di ragazze violentate, torturate e uccise proprio da coloro che devono essere i loro amanti. Viviamo in un'epoca dove il fidarsi è bene, il non fidarsi è meglio. Oggi io avrei paura di avvicinarmi così tanto ad una persona per poi scoprire che non è come la conoscevo. Stai facendo un discorso troppo generalizzato. Mi stai forse dicendo che rinunceresti all'amore per timori del genere? Non accetto questa tua decisione. E non esiste neanche un unico tipo di amore. Vedi, ora ti faccio un esempio. È San Valentino. Tutti credono che questa festa sia soltanto per le coppie che si amano. Ma non è così. Quando si parla di amore, si tende nella maggior parte dei casi a confonderlo con la passione e l'attrazione. Ma non è assolutamente vero. Amore è anche amore per se stessi, amore per il prossimo, amore per la conoscenza e amore per la vita. Esistono vari modi di amare e di essere amati. Non ho paura di scoprire l'amore, ho solo paura delle sue conseguenze. Ma al mondo non esistono solo persone buone o solo persone cattive. Noi tutti siamo diversi, io e te non abbiamo gli stessi interessi, le stesse preferenze, le stesse amicizie. E allo stesso modo ci sono vari tipi di amore. Secondo Socrate l'amore può nascere soltanto dal bello. E secondo uno degli elogi del simposio, amore nacque da abbondanza e povertà. E ogni sera amore cercava di sfuggire alla madre, ma non ci riusciva. Se tu cerchi nell'amore il tassello mancante del tuo puzzle, non lo troverai mai. Forse puoi trovare uno dei tanti, forse il più importante, non lo puoi sapere. Ma non scappare dall'amore, vivilo, vivilo intensamente. È l'unica cosa che ci distingue dagli animali. E quando un giorno quello stesso amore ti porterà sofferenza, non sopprimerla, ma vivi intensamente anche quella.
al pari della gioia che avrei provato. Ma non provare niente per paura di provare così poco. Che spreco. Non so cosa dire, non ci avevo mai pensato così a fondo. Credo tu abbia ragione, basta fuggire. Ho una sola occasione per scoprire l'amore e non intendo sprecarla. Ciao ragazze, come va? Che state facendo? Mi va di prendere un caffè? Mi va di prendere un caffè? Sì. Anche se in realtà sono un po' triste. Oggi è San Valentino, la festa degli innamorati, e passerò questa giornata tutta sola. Non credete che sia una festa orribile? Grazie. Brave! Grazie. Vi chiedo per favore di inviare questi testi, perché comunque ci sono dei passi in questi testi che comunque colpiscono molto.